Allarme da Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere avverte 500.000 di migranti, forse 1 milione quest'anno potrebbe partire dalle coste della Libia verso l'Europa, ma il ministro degli esteri Gentiloni scandisce non servono allarmismi, ma un maggiore impegno sul fenomeno immigrazione. Nella Lega è scontro finale, Tosi minaccia di candidarsi alla presidenza del Veneto con una lista autonoma. Salvini, che ha visto Berlusconi, avverte: chi non sostiene Zaia si mette fuori. Non cerco di spaccare la Lega, ma non ci sto a fare il segretario della Lega Veneta commissariato, replica il sindaco ribelle. Siamo in pieno effetto Draghi sui mercati, lo spread è sceso ancora, arrivando a quota 90. Secondo il presidente della Banca Centrale, le misure della politica monetaria adottate dalla stessa BCE stanno già producendo effetti positivi. Ma torna a salire la temperatura tra Atene e Bruxelles sul piano di salvataggio della Grecia, in vista dell'Eurogruppo di lunedì. La crisi del Parma Calcio, i club di Serie A hanno approvato a maggioranza un piano per far giocare la squadra domani contro l'Atalanta. Pronti 5 milioni di euro, aspettando il ritorno del Parma, oggi in programma 2 anticipi con squadre impegnate nella rincorsa alla zona Europa League, Sampdoria Cagliari, Milan Verona. Buongiorno, sono le 7.29, quasi 7.30, benvenuti alla prima edizione del telegiornale della 7 che apriamo con la questione migrazione. Ieri c'è stato questo allarme lanciato dal capo dell'agenzia europea Frontex a proposito del numero gigantesco di persone che potrebbero partire dalle coste libiche entro l'anno, dalle 500.000 a 1 milione, ha detto Leggeri, creando un forte allarme. La risposta del ministro degli esteri Gentiloni è stata ferma: non bisogna creare allarmismo, ma bisogna che l'Europa collabori e ci fornisca mezzi per contrastare questa ondata migratoria che potrebbe essere anche fatta partire proprio da personaggi infiltrati tra i trafficanti di esseri umani. Vediamo il servizio. I numeri fanno impressione, ma l'allarme lo ha lanciato ieri Fabrice Leggeri, direttore di Frontex. Nel 2015, ha detto il capo dell'agenzia che coordina i pattugliamenti delle frontiere marine degli stati membri dell'Unione Europea, potrebbero partire clandestinamente dalla Libia da 500.000 ad 1 milione di migranti. Leggeri è stato chiaro: se dobbiamo affrontare una situazione come questa, ci devono dare più mezzi e risorse. E a sottolineare il pericolo ha poi aggiunto: dobbiamo stare molto attenti, anche se non ne abbiamo le prove, c'è il rischio reale che dietro l'immigrazione clandestina ci sia l'ISIS. C'è preoccupazione fra gli stati, perché se questo non è avvenuto finora, potrebbe comunque avvenire in futuro. Leggeri ha poi aggiunto: Frontex da solo non è sufficiente ad affrontare questo enorme problema, quello che serve è anche la cooperazione fra i paesi. Le dichiarazioni del direttore di Frontex hanno scatenato polemiche in Italia, con la Lega che ad esempio denuncia il pericolo di un'invasione testuale di portata biblica, e con il PD che accusa la destra di voler strumentalizzare gli scenari descritti dall'Agenzia Europea per creare allarme e sminuire così l'impegno del governo. Chiamato a commentare le parole del direttore di Frontex, risponde da Riga in Lettonia il ministro degli esteri Gentiloni. Non serve sollevare allarmi e allarmismi, ha affermato. Si tratta di impegnarci di più, noi italiani e l'Europa, per fronteggiare il fenomeno delle migrazioni. Quello che chiediamo a Frontex è maggiore collaborazione. Gentiloni, che era a Riga per partecipare al Consiglio informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea, poi aggiunto: certamente c'è un incremento dell'immigrazione, ma più che occuparmi di scenari più o meno allarmanti, sto cercando la collaborazione dell'Unione Europea per tenere il più possibile sotto controllo il fenomeno dell'immigrazione. E la situazione in Libia è sempre più complicata e difficile. 11 guardie sono state uccise e 9 stranieri sono stati rapiti. Questo è accaduto durante un attacco sferrato dai miliziani jihadisti a un campo petrolifero di Algani. Siamo a 750 chilometri a sud di Tripoli, in Libia. Alcune delle vittime sono state catturate e sarebbero state addirittura decapitate. Tra gli ostaggi portati via ci sono due cittadini europei, un austriaco e uno della Repubblica Ceca. Le forze dell'ordine hanno intanto ripreso il controllo dell'area. E poi ci sono altre notizie che si collegano alla Libia, perché nell'ambito delle indagini sui presunti finanziamenti dell'ex leader libico Gheddafi per la campagna che portò Sarkozy all'Eliseo è stato fermato l'ex ministro francese degli interni Guéant.
Torniamo in Italia perché ci occupiamo di quello che sta succedendo in Casalinga, ormai ce ne occupiamo da giorni, la tensione è sempre più alta. Per Matteo Salvini il problema non si pone, il candidato per la presidenza della regione Veneta è Luca Zaia, ma Tosi, il sindaco ribelle di Verona, fa intendere, e lo ha fatto anche qui ieri sera a Bersaglio Mobile, che potrebbe anche correre da solo. Il divorzio dalla Lega da parte del ribelle sindaco di Verona, Flavio Tosi, che dice sono pronto a candidarmi da solo, sembra solo questione di ore, ma Tosi ancora non lo conferma né smentisce e la tensione tra i leghisti in Veneto non diminuisce. Anzi, Tosi e la stragrande maggioranza della Lega insistono a dire che il commissariamento imposto dal Consiglio federale del Carroccio sotto la regia di Salvini non è accettabile. E che quindi, come è sempre avvenuto, anche in omaggio del principio federalista alla base dei programmi dei Lombard, in Veneto le liste dei candidati alle prossime regionali di maggio dovranno essere decise autonomamente dalla Liga e non dalla Lega. Altrimenti la soluzione potrebbe essere la formazione di una lista di tosiani, magari con un'intesa con l'NCD di Alfano. Ma il segretario Salvini non arretra e ripete: chiunque non sostiene Luca Zaia si mette fuori dal partito. E poi sul sindaco pende anche l'ultimatum lanciato da Via Bellerio: non puoi essere iscritto alla tua fondazione, ricostruiamo il paese contemporaneamente alla Lega. Dovrai scegliere entro domenica quale tessera restituire. E a Bersaglio Mobile ieri sera la domanda di Mentana cosa dirà a Salvini risponde rimandando la palla dall'altra parte. E lunedì, io spero, per quello le dicevo, siccome lunedì è fra tre giorni e in politica tre giorni sono un'eternità o niente, io spero che da qua ad allora venga riconsiderata una decisione che trovo profondamente ingiusta. Il Carroccio comunque si trova al centro di una doppia grana, non solo i dissidenti tosiani, ma anche le alleanze, ad iniziare da Forza Italia. Per cercare di trovare una soluzione si sono incontrati Salvini e Berlusconi, ma il faccia a faccia si è concluso con un nulla di fatto. Il segretario della Lega insiste, non faremo alleanze con gli azzurri se loro non inizieranno un'opposizione dura al governo Renzi, una condizione che Salvini è disposto a portare fino alle estreme conseguenze, fino a candidare Luca Zaia con il solo sostegno della Lega Nord e dunque tentare il colpaccio. In caso di vittoria si troverebbe a gestire nel nord e non solo un enorme patrimonio politico a discapito di Forza Italia e di tutto il centrodestra. E Salvini avrebbe dovuto incontrare Berlusconi, ma questo incontro non c'è stato. Intanto ieri Berlusconi è andato per l'ultima volta a Cesano Boscone, ha finito di scontare la pena alternativa che scade definitivamente domani, però poi martedì c'è la Cassazione sulla vicenda Ruby, intanto continuano le indagini sulla cosiddetta inchiesta Rubiter e c'è in corso un processo a Bari per, lo ricorderete, la vicenda Tarantini ed Escort. Insomma, i guai giudiziari per Berlusconi non sembrano finiti. Ultimo venerdì a Cesano Boscone per l'ex premier, mi sento riabilitato? No, è finita? Non si finisce mai. Così Silvio Berlusconi ha commentato all'uscita dell'ufficio esecuzione penale esterna l'anno di affidamento ai servizi sociali. La pena per frode fiscale nel processo Mediaset, 4 anni, di cui 3 condonati, è stata scontata di 45 giorni per buona condotta. Tutti i venerdì mattina degli ultimi 10 mesi l'ex premier ha assistito e intrattenuto i malati di Alzheimer ospiti della struttura. Un'esperienza toccante, l'ha definita Berlusconi, un impegno, ha dichiarato, che voglio continuare. Abbiamo fatto il nostro dovere nel doveroso riserbo, il bilancio è stato positivo, ci siamo lasciati con una stretta di mano, ha detto il direttore Paolo Pigni. All'uscita ad aspettare Silvio Berlusconi con le stampelle a causa di una storta presa un paio di settimane fa proprio nell'istituto, oltre alla stampa c'era l'ormai nota signora bionda, sfegatata fan dell'ex premier, questa volta in compagnia di un altro supporter. La pena per frode fiscale termina ufficialmente domenica 8 marzo. Solo 2 giorni dopo, martedì 10 marzo, la Cassazione dovrà decidere su un altro procedimento, il processo Ruby, in cui Berlusconi venne condannato in primo grado a 7 anni per concussione e prostituzione minorile e poi assolto in appello. Martedì la sentenza dei supremi giudici, che potranno confermare l'assoluzione o decidere per un nuovo processo, come chiede la Procura di Milano, che ha già chiesto la proroga delle indagini per il cosiddetto
cosiddetto Robiter, altro procedimento che vede indagato Berlusconi per corruzione in atti giudiziari. L'ipotesi è che abbia pagato Rubi e le altre ospiti delle serate di Arcore per dichiarare il falso nel corso del processo. Al vaglio dei magistrati anche il materiale bancario e fiscale recentemente sequestrato alle ragazze. Intanto dal processo in corso a Bari, dove Berlusconi è parte lesa perché per gli inquirenti vittima del ricatto di Giampaolo Tarantini, il procacciatore delle escort, continuano ad uscire imbarazzanti intercettazioni tra i due uomini. Prossima udienza prevista il 16 marzo. Spread in discesa ed euro anche. Potrebbero essere già questi i primi risultati del quantitative easing che comincerà lunedì, il programma d'acquisto di titoli da parte della BCE per sostenere l'economia europea. Però l'economia europea ha sempre il problema della Grecia. Ancora non c'è l'accordo tra Atene e Bruxelles. Lunedì c'è l'Eurogruppo. Spread che per la prima volta dalla primavera del 2010 scende sotto quota 90 per poi chiudere a 93 punti base con rendimenti mai così bassi all'1,32%. Euro che si deprezza ed erano 11 anni e mezzo che un evento così non si verificava, fino a meno di 1,09 dollari, piatto ricchissimo per gli esportatori, anche sulla scia dei dati positivi sull'occupazione statunitense che fanno presagire l'accelerazione della stretta monetaria annunciata dalla Fed. L'indice che misura l'andamento dei principali titoli del vecchio continente è ai massimi al 2007, nonostante la chiusura di settimana delle borse sul filo della parità. Eccolo qui, in tutta la sua evidenza, l'effetto Draghi, figlio dell'annuncio dei dettagli del piano di allentamento quantitativo, che partirà lunedì prossimo e che prevede acquisti per 60 miliardi di titoli, soprattutto di Stato, al mese, almeno fino al settembre 2016. Il tutto per tirare fuori l'Eurozona dalla pericolosa spirale deflazione-stagnazione. Evidentemente i mercati ci credono parecchio, ma questo scenario idilliaco rischia di essere rovinato dalla cronica questione greca, che sarà ancora una volta il piatto forte dell'Eurogruppo di lunedì. Il ministro delle finanze ellenico Varoufakis ha inviato a Dijsselbloem una lettera con i dettagli di un pacchetto di 7 riforme da implementare per sbloccare l'ultima tranche da 7 miliardi di aiuti. Fonti dell'Unione però fanno sapere che i negoziati tecnici con quella che era la Troica e che nella lettera Varoufakis chiede che si svolgano a Bruxelles e non più ad Atene sono ancora in alto mare. Il tutto mentre Tsipras, in un'intervista allo Spiegel, spinge perché la BCE, che però sul punto rimane irremovibile, permetta alla Grecia di emettere titoli a breve termine per finanziarsi. Ha una corda intorno al nostro collo, le parole del premier greco, escludendo categoricamente un'uscita di Atene dall'euro. Dopo gli accordi con la Svizzera e il Principato di Monaco, a proposito di segreto bancario, potrebbe cadere anche l'ultimo muro, quello dello IOR, la Banca Vaticana. Sentite che cosa potrebbe accadere se gli accordi andassero in porto. Un accordo tra le parti in materia di fisco e segreto bancario così da superare una volta per tutte l'ombra di eventuali capitali nascosti. Un accordo che se davvero andasse in porto e si parla di fine marzo come termine ultimo avrebbe una portata storica perché le parti in questione sono l'Italia e il Vaticano. Ad annunciarlo è stato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista all'Espresso. Poi sono arrivate le prime conferme da padre Federico Lombardi. C'è una trattativa in corso con l'Italia per raggiungere un traguardo di una più ampia e completa trasparenza e dello scambio di informazioni ai fini fiscali, ha detto il portavoce della Santa Sede. Dal Ministero del Tesoro si parla di colloqui e contatti diplomatici e si fa sapere che il dossier Vaticano è sotto l'occhio vigile della direttrice del Dipartimento delle Politiche Fiscali, Fabrizia Pecorella. Sgomberare il campo dal dubbio di eventuali capitali italiani nascosti all'erario attraverso i conti dello IOR, la Banca Vaticana che in passato veniva usata come sponda per parcheggio di tangenti o transito di denaro in nero, vicende già note da Prima Repubblica. Un accordo che sarebbe una risposta a quella voglia di trasparenza già voluta e impressa da Papa Bergoglio, ma anche un altro risultato importante da parte del governo dopo le intese già firmate nelle ultime settimane con la Svizzera e il Principato di Monaco. Ma la trattativa con il Vaticano riguarderebbe un contesto diverso, più ampio. Sul tavolo c'è anche il fatto che la Banca d'Italia tratta con il Vaticano in base a un'informativa del 2010 come un paese non equivalente sul piano degli standard finanziari e anche su questo punto si prevedono cambiamenti con un possibile sblocco delle operazioni bancarie tra la Banca Vaticana e gli istituti italiani.
Restiamo nelle vicinanze, perché c'è una storia che riguarda ancora il Vaticano e la storia di Aldo Moro. Sono quasi passati 37 anni da quel sequestro e potrebbe arrivare una testimonianza importante davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare, quella di Monsignor Mennini, il nunzio apostolico italiano in Gran Bretagna, che all'epoca dei fatti era il confessore di Aldo Moro. La decisione di chiedere a Monsignor Mennini di testimoniare è arrivata direttamente da Papa Francesco. È stato lo stesso Papa Francesco a dare il via libera. Per la prima volta l'arcivescovo Antonio Mennini, oggi nunzio apostolico a Londra, sarà ascoltato sul caso Moro. Lo farà lunedì prossimo a Roma davanti alla nuova commissione parlamentare d'inchiesta a 37 anni dalla morte dello statista di cui era il confessore. Secondo l'ex presidente Cossiga, l'allora giovane Don Antonello, così come si faceva chiamare, fu vicino a Moro durante la sua prigionia. Nel covo delle Brigate Rosse lo avrebbe addirittura confessato e gli avrebbe impartito l'estrema unzione prima dell'uccisione. Secondo altre ricostruzioni, invece, il nunzio, figlio dell'allora numero due dello IOR, fu il canale segreto tra i terroristi e la Santa Sede, aperto per tentare di salvare Aldo Moro, di cui l'allora pontefice Paolo VI era intimo amico. Mennini così dopodomani racconterà la sua versione. A San Macuto avrebbe potuto godere dell'immunità diplomatica, ma non lo ha fatto, proprio come voluto da Papa Bergoglio, così come è stato Francesco a volere che l'arcivescovo deponga a Roma e non sia la commissione a spostarsi in trasferta a Londra. Una svolta senza precedenti per la ricerca della verità. Appena una settimana fa la neocommissione d'inchiesta ha fatto svolgere nuovi sopralluoghi da parte della polizia scientifica in via Mario Fani, dove Moro fu rapito, a caccia di nuovi particolari che possano far luce su uno dei misteri più fitti d'Italia prima che il caso venga definitivamente chiuso. Un mistero su cui anche la magistratura continua ad indagare. Proprio ieri il GIP di Roma ha deciso che non sarà archiviata l'inchiesta sulla presenza di una moto Honda in via Fani il giorno del sequestro. Selma, Alabama, 50 anni dopo la storica marcia condotta da Martin Luther King contro il razzismo per i diritti civili, oggi a celebrare i 50 anni ci sarà in prima fila Barack Obama. Grazie a Selma, ha detto Obama, l'intero movimento dei diritti civili ha fatto enormi passi avanti, non solo sul fronte dei diritti degli afroamericani, ma anche su quello dei diritti degli immigrati e degli omosessuali, ha affermato il presidente americano Barack Obama. E a proposito di Obama, poco fa è arrivata una notizia. Un uomo detenuto con l'accusa di aver preparato un attacco al Campidoglio ha telefonato ad una stazione televisiva dal carcere per confessare che questo attacco mirava proprio ad uccidere Barack Obama. Se fosse riuscito a sparare ad Obama, confessato l'uomo, un ventenne, ha detto che sarebbe poi andato a sparare a senatori e deputati e avrebbe infine attaccato una sinagoga. L'uomo si è definito un combattente della Jihad. Lasciamo queste storie e ci occupiamo di calcio, perché si è trovato l'accordo per far giocare il Parma. Vediamo come. Il campionato è salvo, ma per il Parma occorrerà attendere ancora. Le istituzioni calcistiche, con effetto ritardato, sono riuscite a garantire la regolarità del torneo con l'unica decisione possibile. La Lega, in pieno accordo con la Federcalcio, ha garantito il salvagente di 5 milioni di euro per l'esercizio provvisorio della società sull'orlo del fallimento. Soldi prelevati dal fondo multe versato dalle società. E la decisione ha avuto il benestare dell'associazione calciatori. Il presidente Damiano Tommasi ha dato l'ok allo svolgimento della gara Parma-Atalanta prevista domani alle 15 allo stadio Tardini. Un sì pieno di perplessità invece quello della squadra, che per l'ennesima volta ha dato prova di buonsenso. Quella di ieri è stata una giornata convulsa, vissuta sull'asse Milano-Parma e dove non sono mancati i colpi di scena, come il blitz mattutino della Guardia di Finanza nella sede della Lega, durante il quale sono stati acquisiti i documenti riguardanti la situazione contabile del Parma Calcio. La toppa messa dalle istituzioni calcistiche non riesce comunque a turare le innumerevoli falle aperte negli anni da una sciagurata gestione societaria. Il peccato originale risale all'era d'oro di Callisto Tanzi, anni in cui il Parma deliziava in Italia e vinceva in Europa. Una stagione conclusasi fragorosamente col crack finanziario dell'imprenditore emiliano, condannato poi per un buco da 14 miliardi di euro e uscito anche dalla gestione del club in conseguenza dei suoi guai giudiziari. L'incubo sembrava essersi dissolto con l'arrivo dell'industriale bresciano Tommaso Ghirardi, che tuttavia l'anno scorso si era visto precludere l'accesso in Europa League conquistato sul campo dai ragazzi di Donadoni per il mancato pagamento dell'IRPEF, appena 300.000 euro che proprio per la modesta entità della cifra suonarono in maniera sinistra come il preambolo delle disgrazie di questi giorni.
Il resto è uno spettacolo da Circo Barnum, dove in scena, al posto di nani, giocolieri e ballerine, sono entrati presunti proprietari e presidenti Fantoccio, Doca, Giordano, Taci, Codera e ultimo in ordine di tempo quel Manenti che sbandierava bonifici, a suo dire già effettuati ma mai pervenuti, per il pagamento delle 7 mensilità arretrate a squadra e dipendenti del club. La realtà amara sono invece questi 5 milioni che verranno affidati ora al curatore fallimentare dopo l'udienza del 19 marzo. E oggi si giocano gli anticipi della 26esima giornata. Dopo più di un mese, fra i titolari del Milan rivedremo Alessio Cerci, una svolta che riaccende i riflettori sul talento ex Granata, pronto a fare reparto con Destro e Menez. Un tridente inedito chiamato a risollevare le sorti di un Inzaghi ancora sulla graticola, dopo i due summit a Milanello con Galliani. Ma il primo a non sentirsi in discussione è proprio il tecnico. Io mi auguro che il Milan abbia fiducia in me come persona, come allenatore, e perché con me si possa creare un progetto a lunga durata. Questo è il mio sogno, è la mia, e io lotto ancora per questo. Io sono straconvinto di poter dare ancora tanto al Milan. E qualunque decisione prenderanno da qui a giugno, il Milan sarà ed è sempre nel mio cuore. Soltanto chi non lavora non sbaglia il ragionamento di Inzaghi, che vuole tornare a trasmettere ai rossoneri la sua abituale grinta. 5 punti sopra il Milan contro un Cagliari sempre più invischiato in zona pericolo, tenta per l'ennesima volta lo scatto alla Sampdoria di Mihajlovic, deciso stavolta a togliersi l'etichetta di sergente di ferro. Ragazzi hanno deciso che non vogliono andare in ritiro. Io, come dico adesso, io sono un, come si dice, un sergente di ferro e tutto. Poi vengono e dicono non vogliamo andare in ritiro, io mi dovrei arrabbiare, invece dico vabbè ragazzi, se non vuoi, pensa che sergente di ferro che sono. I numeri lo dicono, è il pensiero di Mihajlovic, siamo noi più forti del Cagliari, ma è la matematica stessa a sentenziare che spesso è azzardato fidarsi troppo proprio dei numeri. Siamo in ritardo, chiudiamo subito, la parola va a Paolo Sottocorona, poi ad Alessandra Sardoni, continuate a seguirci, ci ritroviamo domani, buona giornata.